Presidente, l'ennesima visita qui al carcere di Foggia, ma la situazione qual è e soprattutto come si migliora? Beh, io credo che ho il dovere di, quando vengo chiamato, di correre. Ricorrere in soccorso della polizia penitenziaria che oramai è ai limiti della sopravvivenza. Abbiamo un carcere, come raccontavo ai suoi colleghi, con 700 detenuti quando ne deve contenere solo ed esclusivamente 310 detenuti. Abbiamo una dotazione organica della polizia penitenziaria, quindi compreso il nucleo traduzione più andonamento e scorte. Lei ha visto i furgoni che vanno e via, vanno e vengono come dei pendolari. In sottorganico, la sicurezza, mi diceva che un vecchio ministro, che le condizioni di un popolo si misura dalle condizioni delle carceri. Ebbene, non abbiamo quelle condizioni che la legge e la Costituzione prescrive, non abbiamo le condizioni di sicurezza, di igiene e di sicurezza negli istituti di pena. Foggia, con 700 detenuti, rappresenta il 172% in più rispetto alla dotazione.